È in distribuzione il numero zero della rivista del Marina di Cala del Sole, un progetto editoriale nato dall'idea di Salvo Geraci da distribuire gratuitamente ai diportisti del porto, ma anche negli hotel e nei bed and breakfast di Licata per far conoscere il Marina di Cala del Sole, ma non solo. Assolutamente, è da gennaio che ho quest'idea alla quale sto lavorando e oggi fresca di stampa, eccola qua. Questa è Marina di Cala del Sole Cruiser Magazine ed è un magazine di accoglienza in doppia lingua, italiano e inglese, che abbiamo stampato in 4.000 copie e che parla di turismo, assolutamente. Turismo a Licata e nei dintorni, sia via terra sia via mare, tutti gli itinerari che consigliamo ai turisti e ai visitatori che transitano da Marina di Cala del Sole. Sole o per le vie, gli alberghi e i bed and breakfast di Licata e del territorio. È un progetto che appunto vuole lanciare il turismo a 360 gradi, si parla di Licata, ma non solo, appunto per dare anche un aiuto ai diportisti che sono qui al Marina di Cala del Sole di visitare le bellezze siciliane. Assolutamente, Marina di Cala del Sole ha appena concluso la sua terza stagione invernale, è stato forse l'anno della consacrazione, abbiamo avuto più di 200 imbarcazioni ormeggiate e moltissimi diportisti che hanno trascorso l'inverno vivendo stabilmente nelle loro barche, quindi diventando di fatto dei residenti a Licata. Loro hanno imparato ad amare Licata, i licatesi hanno imparato ad amare questi strani personaggi che si aggirano per la città in bicicletta, in pantaloncini, sempre con qualsiasi condizione di tempo ed è giusto che noi a loro suggeriamo e diamo uno strumento per passare il tempo fondamentalmente e anche ai diportisti che arriveranno in transito quest'estate dobbiamo subito dare le informazioni necessarie per capire che questo non è una sosta tecnica per le loro imbarcazioni, ma è una vera e propria meta, è una parte integrante della loro crociera in barca e quindi tenersi 2, 3 più giorni rispetto al classico transito di un giorno.